stiamo andando a fare la spesa dal Maruezu, che abbiamo trovato vicino a casa, che è comodissimo perché è aperto anche questo 24 ore su 24. Andiamo. Eccoci a un nuovo video sulla spesa, visto che è più di un anno che non ne facciamo. E prima che iniziate a dire, ma questa spesa non è equilibrata, non c'è la verdura, c'è poca frutta, eccetera, non è la spesa che facciamo tutti i giorni. È una spesa che abbiamo fatto per riempire un po' il frigo e la casa, esatto. E poi di giorno in giorno prendiamo la roba fresca, ovvero la verdura, la frutta, la carne, quello che ci serve. Esatto. Quindi andiamo con lo sbustamento. Allora, tutta questa spesa che vedrete ci è costata 3.792 yen, quindi più o meno 28 euro. Abbiamo l'acqua da mettere tra le bibite e poi qua c'è un pacchetto guncio di come si chiamano queste? Crocche. Crocche. Crocco. Crocche. Dopo la cosa sfuncia, qua abbiamo la patata dolce, bella calda. Ancora calda? Sì, ancora Un calda. Condimento insaporitore per il insaporitore riso. per riso, che lo mettiamo qua perché poi ci servirà in questi giorni. E lo mettiamo sul pavimento perché stasera ci o servirà. domani, va bene. Va bene. Biscotti. Questo non l'ho detto, era zuppa di miso. 12 zuppette di miso. Questo non c'entra nulla, è una sorpresa per il mio canale, forse. No, non puoi nascondere. Ah, perché l'abbiamo preso in un altro Sì, ma non negozio, è un altro però. negozio, non c'entra Ecco, niente. ma parliamo dei supermercati, quindi allora, il nostro preferito ormai lo sapete tutti qual è? Il Seiyu. Seiyu. Però qua non c'è. Però abbiamo scoperto che il Io sto Maruetsu. rivalutando il Maruetsu che fa sconti tutto il giorno. Sì, non ha un orario preciso. Stanno Quando con l'orologio proprio, no? Ma tra l'altro, guarda la scadenza del latte. Scadenza del latte è il 2 gennaio. Il 2 gennaio ed è già scontato perché c'era già 5%. quella del 3 gennaio. C'era quello del 3 gennaio a prezzo pieno e quello del 2 gennaio a 5% Scontato di del sconto. 5%. E Infatti, per poi stasera mangiamo tutto tutto scontato. scontato. Abbiamo Attento patate. alla soba! La stavi ribaltando. Sì, ma chiudo. E vabbè, però. Abbiamo insalata di patate col 10% di 10%. sconto a 178 Col yen. 20% di cibo in più, cos'è quel Sì, questo è il 20%? 20% di Yeah! nella confezione in più. Yakisoba. Yakisoba al 30% di sconto. Yeah! Mettiamo tutto qua. E questo qua, le crocche erano al 30% di sconto. Sì. Quindi questo stasera abbiamo già la cena fatta. Poi Esatto. abbiamo un tè che se lo deve Non Sabrina. è il tè, è il soquembiccia che mi piace tanto. È un tè, Non è un tè, è una specie di infuso di Questa erbe cosa ha un varie. colore di tè, ma Che per tra me l'altro. i infusi sono tè. Ma non è vero. Che tra l'altro c'è l'elenco degli allergeni lì sotto, che è lungo come non so che cosa, perché c'è del grano, c'è dell'orzo, c'è delle robe mortali per. Benissimo. Esatto. Non per me, Come fortunatamente. questo che Che è al per te. contrario, fantastico. Molto bene. Poi mi Come spiegherai. questo per te. No, 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 mi gonfia un po' la panza, La non è che sto criptonite, male. va Non è bene. la criptonite, sembra che la No, va criptonite sono bene. le Il noci. cocco. No, il cocco mi fa schifo, è diverso. Senti un po', però mi spieghi perché hai comprato del mais in scatola se abbiamo una pannocchia di là appena comprata Perché ieri? la pannocchia me la mangio questi giorni, negli altri 10 giorni che restano, magari una volta me la mangio Va questa. bene. Ok. Anche le banane che No, banane di serviranno. un'economicità, adesso vi dirò poi il prezzo. Sicuramente andranno a male, lo so già, perché Sabri Ma poi non le mangia dai, ma mai. le mangi anche tu, dai, Io le veloci, però, mangio, ce l'hai. le mangio Mi sto però annoiando quando le io. mangio Mi sto un po' Queste annoiando. sono Gente, vi state annoiando? Se vi state annoiando, scrivete nei commenti. Mi sono annoiata per colpa di Andrea. Ho annoiato. Perché parlo io per una volta, quindi la novità non fa. Silento! Mi fai Muovete culo! parlare? Allora. Crocche Ma che salate crocche e salate! salatini Sono i salati. sembè, sono i cracker. I cracker che mi mangio Cracker io giapponesi, questi. Va sembè, quelli bene. lì piacciono ai cervi. Biscotti per le da Sono diversi pucciare quelli dei sembè. Che sono alla nell'infuso. rovescia anche questi. Che Coccolanze. schifo. Lui lo sa che mi fa schifo il cocco e Vabbè, continua a questa è roba comprarlo mia. il cocco. Ah, Questo è questo quanto mi Soppin, piace, l'anindofu. l'anindofu per Non si Sabrina. vede, diciamo, un riflesso pazzesco, ma va bene. No, no, si vede, adesso si vede. Nicoman. Anche questi ce li Nicoman. mangiamo domani col 30% di Yeah. sconto. Peccato no, oggi probabilmente,
No, scadono domani. No, scadono domani. Ma mettono... Alcol. Sì, alcolicissimo. Alcol al... È l'umeshu. 2% probabilmente. E l'umeshu è praticamente un po' il liquore di prugne che trovate. Messiu qua. Messiu. Messiu. Ma perché si legge così scritto nell'altro metodo di trascrizione. Nescafè. Il mitico Nescafè che mi durerà fino alla fine dei miei giorni in Giappone. Guarda quanta roba da bere che c'è qua. Marmellata per la... Esatto, che lo metto con l'anin d'occhio, è una scelta mia. E latte condensato. Latte condensato. Ah, ecco cos'era quella cosa che non trovavo. Nei prezzi, basta, non capivo cosa fosse. Basta? Ok, allora io ti dico i prezzi, vediamo se tu sarai una degna valletta e riuscirai a tirar fuori le cose corrette. Cioè le devi anche solo indicare, non è che... Abbiamo l'acqua, dicevamo 50 centesimi, acqua. Quindi sono 68 centesimi di yen, quindi 50 centesimi di euro. Quindi gente, non vi comprate, cioè siete in vacanza, c'avete per il bellino, va bene, comprate, però non comprate l'acqua alle macchinette automatiche. È della Coca-Cola, la stai coprendo, sei una valletta proprio del bellino. Ma non facciamo pubblicità, non facciamo pubblicità, sembri, come si chiama, la foca fotobomber, non so perché mi ricordi quella. E non stiamo facendo pubblicità alla Coca-Cola. Comunque non ce ne frega tanto del tipo di acqua, ma bene o male un bottiglione da 2 litri di acqua qua costa 50 centesimi di euro. Questo è uno dei più economici che c'è. Io vi dico, questi prezzi, come sempre che vi sto dicendo, sono i prezzi senza IVA. L'IVA è all'8%, non ce ne abbiamo per l'anima di fare tutto il calcolo, quindi più o meno fate che è un 8% in più. Fate la spesa, quindi alla fine un po' meno, esatto. Però tenete conto che in questa spesa da 3.792 yen l'IVA era di 280 yen, quindi 2 euro e qualcosa di IVA su 22 prodotti, quindi su 28 euro. Quindi questi prezzi che io vi vengo a dire, calcolateli un pochino appena più. Non più, è esorbitante l'IVA. Quasi un 10% in più. Comunque, poi abbiamo Ermo AKT 4R, che diavolo è? KT4R 170 yen. Cosa potrebbe essere? 4 rotoli. Ah! 170 yen, non lo ricordo, era questo. Ma porca miseria. Quindi 170 yen più o meno 100, 1 euro, 1 euro 40, sì, pulire la vostra casa. Va bene, non costa. 4 rotoli di freschetti. Esatto. Poi abbiamo l'anindofu 138 yen. Quindi circa 1 euro, quindi voi mangiate 3 dolcini buoni con solo 60 calorie a pezzo, poi però ci schiaffate la marmellata e quindi le calorie spiccano il balzo verso l'alto. Però Morinaga vince sempre. Morinaga è veramente una buona marca. Continuiamo a ripeterlo. Poi abbiamo Moridate Kon da 94 centesimi di yen, quindi saranno 70 centesimi circa. Zuppine di miso. Zuppine di miso 198 yen, quindi 1,45 euro circa. Beh, 12 zuppine. 12 zuppine, piccoline di miso buone, quella marca l'abbiamo già presa. Quindi direi un ottimo contorno per il pasto. Poi fu a latte, e questo veramente io non capisco come facciano a fare. Nescafè. Vai di Nescafè, valletta, non va di una cippa. Ma che cavolo, non so, mi dici il latte. Ecco, c'è scritto fu a latte, leggi, c'è scritto sopra, caribio. Fu a latte. Oh. Io questo veramente, giuro, non so come facciano a farlo pagare così poco, e la cosa mi preoccupa anche un po'. Perché? Beh, Nestlé è una marca molto dibattuta sulla qualità. Il Nescafè? Forse Nestlé. Sì, è Nestlé il Nescafè. Vabbè, io non lo so, però. Dico la verità, io ho provato anche a prendere il latte già col caffè qua, ma lo fa con il brand. Non mi piace tanto. A me è piaciuto, ma a me non tanto. Comunque, il prezzo è imbattibile, perché voi 30 pezzi, ovvero 30 caffè latte, diciamo, anche se io preferisco il cappuccino, ma qua ci arrangiamo, costano 298 yen, quindi 2,20 euro. 2,20 euro, 30 pezzi. Poi aggiungeteci l'IVA, fai che siano 2,50 euro, cioè 10 centesimi a caffè. Cioè, se voi andate giù e vi prendete quello del combini che fa schifo, già lo pagate
10 volte di più, più o meno. Fate se voi vado a prendere un ISO al giorno, esatto, morite di media, però potete vivere con 20 centesimi al giorno. No, sto scherzando, ovviamente. La Coca-Cola 158 centesimi, quindi 1,15 euro. Poi andiamo avanti. No, perché tra l'altro ci tengo a farvi vedere che io sto leggendo questa cosa qua, perdonatemi se mi confondo un attimino. Sarobezzo, il latte ve l'ho già detto, latte, no, non ve l'ho detto, il latte sono 208 centesimi, quindi 1,55 euro, scontato diventa 197, quindi 150, cioè latte ci risparmiamo. Latte d'Hokkaido è sempre molto questi buono. Questi tre kanji sono Hokkaido. E quindi andiamo poi a risparmiare ancora più di 5 centesimi. E Kokonatsu schifo biscotti. Sono qua. Kokonatsu. Se me li mangio io. E biscotti al cocco. In realtà sono biscotti al cocco che non sanno di cocco, sanno di zucchero. Non mi piacciono lo stesso. Comunque. Ma perché sono economici. Esatto. 98 centesimi, quindi 70 centesimi. Poi. Biscotti Moonlight, questi sì che sono buoni, sono meno. Questi sono molto buoni. Apri perché fai vedere la menata che c'è ogni volta che li mangi. Questo c'è questa menata di balle qua. Che la confezione è sempre molto comoda. Confezione molto comoda, va bene per portarla in giro, però se volete fare colazione alla mattina a casa, mangiarne una decina. Sprechi di plastica. Già, esatto. E questi qua costano 158 centesimi, quindi 1,20 euro circa. Però sono molto più buoni. Sono e Morinaga? Morinaga. Vedi che la Morinaga è sempre una qualità. Ah, qua allora qua andiamo a risparmiare di brutto con i Nikuman. Nikuman, 4 Nikuman, ne mangiamo due a testa, in pratica ceniamo quasi, aggiungendo poi qualche cosetta, magari mangi quello e un'insalata di patate, sei già sazio. O meglio noi che sì, ma no. Cioè voi guardate lui che è magrino, ma lui mangia. Cioè anche io che sono un po' ma non cagnotta. Sembra, ma due di questi col pane, cioè che sono poi di roba e di sono panosi, sì, sì. Sono abbastanza. Questi qua te li sbatti nel microonde. Ah, non ho specificato anche una cosa, cioè non abbiamo preso cose da cucinare, perché noi, a parte che in questi giorni siamo in giro, perché come abbiamo già detto siamo in ferie, non ci si crede, cioè abbiamo finito la scuola, abbiamo finito il lavoro e quindi giriamo un po' e sì. Mangiamo al volo qualcosa, eccetera, e poi non abbiamo il gas, quindi abbiamo il microonde, quindi ci arrangiamo, sì, non stiamo usando il gas, non stiamo quindi cucinando, facciamo giusto il riso nel cuociriso e ci mettiamo i condimenti, eccetera. Quindi non ci giudicate. Ma si può fare, per si favore, può fare. Solo complimenti, Solo complimenti, sì. No critiche, solo complimenti, please. Ho vissuto 3 mesi in share house senza utilizzare nemmeno microonde, quindi. Nemmeno il microonde usavi? Ma perché non volevi uscire? Per fare colazione ogni tanto, ho mangiato solo roba fresca. Ma perché facevi l'ikigomori? Più o meno. No, a pranzo mangiavo al ristorante e poi per risparmiare c'era panini e roba pronta. E quindi non ho cioè non ti posso più lasciare solo un attimo. Questi erano 298 centesimi di yen. E 2,20 euro, quindi ma col 30% di sconto andiamo a risparmiare quasi 70 centesimi, quindi ripaghiamo 1,50 euro. 1,50 euro ci mangiamo in due quasi. Andiamo avanti con yakisoba. La yakisoba abbiamo già detto 30% di sconto, quindi costava esattamente come i Nikuman, ovvero 298 yen, 150 yen finali già scontato, perché diventa 208 yen. Poi potato salad, la mia preferita, preferisco quella del Seiyu, però è molto buona anche questa. Potato salad 198 centesimi di yen, quindi 1,45 euro, che col 10% di sconto diventa 1,90 euro. E poi abbiamo blueberry jam. L'abbiamo già detto, questa costa 95 centesimi, quindi 70 centesimi di euro. Banana. Le banane, per chi dice che la frutta in Giappone è cara, è vero, è carissima, ma non le banane. Solo banane. Potete mangiare banane quanto volete. Queste sono 5? Sono 5. 5 banane, 198 yen, 1,45 euro. Poveracci, mangiate banane, perché se mangiate altra frutta vi svenano. Sarete ma ancora più poveracci. Esatto, le banane no. A volte anche le mele le trovate quasi acquistabili. Le mele quasi 1 euro l'una. Se, ma a volte, no, a volte le abbiamo trovate anche 3 mele, 1,80 euro. Però, raramente. E, crocche. Le crocche. Crocche.
2,20 euro. Mi piace, sono 298 yen anche queste, col 30% di sconto. Quindi arriviamo. No, il pacchetto sboncio. No, falle vedere le croque. Il pacchetto, no, ma falle vedere come sono. Il pacchetto sboncio, fa vedere. Croque al, non lo sappiamo. Non sappiamo cosa carne. Sono queste croque. Cioè, c'è scritto: sono 240 cani. Sono dell'Hokkaido e c'è qualcosa. C'è la carne. C'è la carne, la vedo da qua al contrario. C'è la mucca, guarda. C'è la mucca. Carne de manzo. Sokenbicha, il mio buonissimo Sokenbicha, 2 litri, 158 yen, quindi 1,20 euro di Sokenbicha, quindi una buonissima bevanda che fa anche bene alla salute. Poi l'umeshu ci costa 100 yen, un tubo di latte condensato che costa esattamente 175 yen, quindi 1,30 euro. Da qualcosa, Morinaga anche questo, sempre eh? Morinaga, ormai siamo Morinaga ditti, e bevono anche questo e Furikake Katsuo, voilà, e questo costa 94 centesimi, quindi 0,65 centesimi okay. di yen. Sotto Sarada, non so perché sono questi cracker, 155 centesimi, 1,20 euro. Bene, quindi se avete no, un se esempio vi è venuto di appetito, buon appetito. A noi un po' è venuto. Noi tra poco mangiamo. Esatto. E comunque appunto questi sono ingredienti a caso o cibo, diciamo, da asporto, però vi siete fatti un'idea dei prezzi del supermercato Maruetsu, che a noi ci piace. Ci viene, fai vedere che ci piace. Arrivano fino al 50% gli sconti. A volte sì, il dio degli sconti ogni tanto, quando inizia a vederlo che esce, lo segui con gioia, inizia a vedere lui che passa a mettere i bigliettini, la gente che fa finta di niente, si guarda un po' in giro, intanto dietro di lui ci sono tipo 20 persone e poi zoom, subito zoom a prendere la roba. E oggi no, vabbè, era presto, erano le 5 del pomeriggio, quindi non avevamo più voglia di stare in giro, ma beh, dai, insomma, i nostri bei 30% ce li siamo portati a casa. A volte anche a pranzo, sì, ma lì non hanno proprio degli orari, come scatta la cosa. Ah, una cosa interessante che non abbiamo detto, della patata dolce, c'è una specie di fornelletto che emana odore di patata dolce, che quindi ti fa venire voglia di mangiarla. Pietre. Esatto, con le pietre belle calde, e tu non le vedi su queste pietre calde, le cuociono da un'altra parte probabilmente, ma vedi un cartellino con l'orario della prossima sfornata di patate, e poi vai lì e le trovi su queste pietre calde, e te la prendi e poi te la mangi a casa. Va bene, okay. Ciao, se vi è piaciuto il video, se lo ritenete utile, mettete un mi piace e commentate. Se invece vi fa schifo, commentate lo stesso, diteci perché vi fa schifo. Ciao, alla prossima.